Due volti nuovi in casa, Vigor Gela, il DS Simone Pardo ha messo nero su bianco e sono già aggregati squadra il centrocampista Fabrizio Scapellato, classe 96, e il difensore Giovanni Spampinato, 26 anni. Il primo ha esperienza in Serie D e C con Vibonese e Paternò, mentre Spampinato ha vestito le maglie di Atletico Catania 1998, Leonzio 1909, Carlentini e Cicatena 1973. Due calciatori di spessore che robustiranno la squadra a disposizione di Mirko Fauciana, che debutterà in promozione il prossimo 15 settembre. Questa esperienza sicuramente mi aspetto un campionato da protagonista. Se siamo qui sicuramente siamo venuti per vincere, non per altro. La piazza è una piazza importante e speriamo bene. Aspettiamo grandi cose, in primis noi ragazzi, ma tutto il resto, la società aspetta grandi cose da noi. Come confermato dal presidente Cristian Paradiso, l'interesse verso l'attaccante Emilio Docente è ancora forte e reale. Benché abbia maturato la soglia dei 40 anni, l'ex Golden Boy può ancora dare tanto e l'arrivo alla Vigor gli consentirebbe di chiudere un cerchio di una lunga carriera che l'ho visto calcare campi di D, C e B. Non nascondiamo le nostre ambizioni, ha detto il presidente Paradiso. Quest'anno la società si è allargata, sono entrati nuovi soci e questo ci dà clamore, ci dà orgoglio. E ci ripaga il mio lavoro per tutto quello che ho fatto in questi 4 anni, dalla terza categoria alla promozione. Abbiamo fatto un grosso salto di qualità. Quindi, ecco, per noi è fondamentale quest'anno, diciamo, ecco, cercare di giocarci tutte le partite, cercare di fare il risultato. Tanti nomi importanti in campo. Non stiamo badando a spese, quindi questo per noi è una fonte di orgoglio. E questo ci veramente porta a Gela un grandissimo spettacolo, perché quest'anno veramente a Gela si stanno facendo cose in grande. Per noi il tasso di qualità si alza, quindi diciamo, ecco, a disposizione del mister Fauciana abbiamo messo altri due tasselli importanti, dove insieme a tutti gli altri giocatori dovremmo avere un'ottima qualità di gioco dentro, diciamo, e quindi cercare di fare il risultato.